Conoscere gli Etruschi non è facile. Non è facile conoscere la vita di un popolo completamente estinto e che ha lasciato di sé solo o tracce indirette, che ci hanno lasciato i Greci e i Romani, o anche tracce dirette, ma di tipo archeologico. Totalmente perduta, ad esempio, la letteratura, o quasi. E anche se ci fosse rimasta, avremmo difficoltà a leggerla. Comunque, qualcosa c'è. Abbiamo, per esempio, alcuni frammenti di profezie, in particolare la profezia di Vegoia, che ora ascolteremo. Sappi che il mare si separò dalla terra. Quando il dio Tinia pretese per sé la terra etrusca, stabilì e ordinò che i campi fossero misurati e delimitati con segnacoli. Sapendo l'avidità umana, volle che tutto fosse determinato con precisi confini, e questi un giorno, per la cupidigia dell'ottavo e ultimo secolo, gli uomini violeranno dolosamente, e li toccheranno e li muoveranno. Ma chi li avrà toccati e rimossi per aumentare il suo possesso e diminuire quello degli altri, sarà condannato dagli dèi per questo delitto. Se saranno stati dei servi, dovranno sopportare una servitù più dura. Ma se ciò sarà avvenuto d'accordo con il padrone, subito la casa sarà sterminata e tutta la sua stirpe perirà. Gli autori del misfatto saranno attaccati da crudeli malattie e ferite e le loro membra debilitate. E anche la terra sarà squassata da tempeste, turbini e ogni tipo di rovine. I frutti ne saranno sovente guastati e abbattuti da piogge e grandine. Periranno per la calura, saranno distrutti dalle malattie, vi saranno discordie tra il popolo. Sappiate che questo avverrà quando saranno compiuti tali delitti. Perciò non sarai falso né doppio, e avrai in fondo al tuo cuore la disciplina etrusca. Questa profezia apocalittica ci ricorda una serie di cose. Ci ricorda intanto che gli Etruschi avevano una vera e propria mania per la divinazione, ma su questo torneremo. Ma dietro questo appare ben altro. Questa profezia, in fondo, insiste molto sulla necessità di non spostare i confini delle proprietà. Insiste poi su padroni e servi. Ci dà, insomma, un piccolo spaccato della società etrusca e soprattutto della importanza che la società etrusca dava alla proprietà terriera. In pratica si tratta di un grido di dolore dei magnati etruschi al momento in cui, forse in età graccana, si proponeva di sottrarre loro una parte delle loro proprietà, dove si vede che dietro in forme religiose molto spesso si celano interessi molto materiali. Ma veniamo adesso alla configurazione dell'Italia antica, in cui si inserisce appunto questo popolo etrusco, e questa carta ci dà un'idea dell'Italia antica, diciamo, verso il IV secolo a.C., è una scelta media, diciamo, cronologicamente. Gli Etruschi, come è noto, abitano l'attuale Toscana, Lazio settentrionale, Umbria occidentale. Verso est, gli Umbri e i Piceni occupano quello che resta delle attuali Marche e Umbria. Andando a sud, i Latini, i Romani e i Campani. Verso la zona appenninica, verso est, una serie di popoli italici che occupano l'attuale Abruzzo e Molise, i popoli sabellici, di cui fanno parte appunto i Sanniti. Sempre imparentati con questi popoli, i Lucani, parte dell'attuale Lucania, e i Bruzzi, parte dell'attuale Calabria. Il resto delle coste, come è noto, era occupato da tempo da città greche. Verso est, la Puglia, che corrisponde all'attuale Puglia, abitata da popoli Apuli, Messapi, eccetera. Verso nord, troviamo una situazione evidentemente quale si presenta dopo l'invasione gallica, che ha
oltrepassato ormai il Po, occupata l'Emilia e si è prolungata fino alla Romagna e anche alle Marche. Al momento in cui gli Etruschi appaiono nella storia, noi li conosciamo come Villanoviani. Si tratta di un popolo incineratore che ormai è chiaro rappresentare la prima fase della storia etrusca, ma di questo parleremo con il professor Giovanni Colonna. La più antica civiltà dell'Etruria è quella villanoviana, di cui adesso ci parlerà il professor Colonna. Ma innanzitutto, professore, perché questo nome? Da Villanova, vicino a Bologna, dove sono avvenute le prime scoperte più di un secolo fa, ma ci si è accorti in seguito che i centri maggiori sono nell'Etruria meridionale, a Veio, a Tarquinia, a Cere. Le testimonianze che vedete sono relativamente modeste, ma è grande l'importanza storica in quanto questa fase di civiltà rappresenta il decollo dell'Etruria rispetto al resto dell'Italia antica. Decollo che è accompagnato e consentito da forme nuove di popolamento, di rapporto con il territorio. Oggi è molto di moda parlare di territorio e di ambiente. Ecco, senza questi strumenti di indagine è impossibile capire il fenomeno del villanoviano. Rispetto al popolamento per villaggi isolati che aveva caratterizzato l'età del bronzo, col villanoviano noi in Etruria e soltanto in Etruria e poi a breve distanza di tempo nel Lazio e nella Campania, oltre che anche a Bologna, appunto questa appendice del villanoviano, noi troviamo agglomerazioni di villaggi a distanza di centinaia di metri o di un chilometro al massimo. Troviamo agglomerazioni che rappresentano forme di concentrazione di popolazione, ancora naturalmente siamo lontani dalla città, ma sono queste le premesse: aumento demografico che a sua volta è riflesso dell'incremento delle tecniche agricole, un enorme sviluppo dell'agricoltura che fornisce i mezzi di sussistenza a queste comunità numerose, ormai di migliaia di abitanti, e sviluppo delle prime attività artigianali. Abbiamo visto nel filmato anche immagini di vasi già fatti al tornio. Tutto questo distingue appunto l'Etruria dal resto dell'Italia antica. L'Etruria e poi subito dopo il Lazio e la Campania rappresenta, possiamo dire, la prima affermazione di una società che ha il possesso privato della terra, con certezza, a differenza di tutto il resto dell'orizzonte tribale dell'Italia antica, una società in cui il possesso della terra comincia ad accompagnarsi alle prime forme di sfruttamento della manodopera, con forme di asservimento e di emergenza, quindi di capi che non sono più giustificati dal ruolo, dalla funzione svolta nel seno della comunità di villaggio, come appunto continuava ad essere tutto il resto dell'Italia antica, ma che hanno la loro giustificazione nella ricchezza e nella forza. Nasce una società di classe, insomma. Cominciano proprio a cogliersi i primi segni. Naturalmente è un processo questo che si sviluppa, che vedremo poi nel VII secolo, per quali conseguenze darà luogo. Al tempo di Atis, figlio del re Mane, ci fu in tutta la Lidia una tremenda carestia e i Lidi per qualche tempo continuavano a vivere sopportandola. Ma poi, poiché non cessava, cercarono rimedi. E chi ne inventava uno e chi un altro. Ma poiché il male non diminuiva, anzi infuriava ancora di più, il re, divisi in due gruppi i Lidi, ne sorteggiò uno per rimanere, l'altro per emigrare dal paese. E a quello dei gruppi a cui toccava di restare lì, si mise a capo lui stesso come re. All'altro che se ne andava, pose a capo suo figlio, che aveva nome Tirreno. Ma in luogo di Lidi, mutarono il nome da quello del figlio del re che li guidava. E da questi, prendendo nome,
si chiamarono Tirrei. Quello che abbiamo appena ascoltato è il celebre passo di Erodoto, dove si attribuisce appunto alla Lidia l'origine degli Etruschi. Nel mondo antico esistevano altre teorie, quella di Ellanico, che identificava gli Etruschi con i Pelasgi, questo mitico popolo di cui del resto sappiamo pochissimo, ma che comunque era considerato anch'esso di origine egea, e infine Dionigi Alicarnasso, lo storico di Augustea, che propone appunto l'autoctonia degli Etruschi, cioè gli Etruschi sarebbero stati originari dell'Italia. Questo per quanto riguarda la teoria antica. Ma cosa pensa la moderna etruscologia oggi dell'origine degli Etruschi? Oggi pensiamo che il problema, come è stato impostato dagli antichi, è certamente sbagliato, è un problema inesistente della origine di un popolo in questi termini di arrivo o anche di autoctonia. Tuttavia non sorridiamo più di fronte a queste belle favole degli antichi, perché tante scoperte archeologiche che si sono susseguite negli ultimi decenni hanno dimostrato che la tradizione conserva qualcosa di vero. Si tratta di ricollocare queste tradizioni nel loro contesto, nel loro mondo, direi che quello delle saghe dell'età eroica, nel secondo millennio, prima della guerra di Troia, non trasporre meccanicamente queste tradizioni nella piena età storica, come si è spesso fatto, e riconoscere la possibilità, che va però verificata e ancora deve essere verificata, di arrivi di piccoli gruppi, di navigatori, di profughi dal mondo egeo. In realtà questa che interessa non soltanto gli Etruschi, ma molti dei popoli dell'Italia antica, dai Latini, vero, ai Veneti, ai Messapi. Una realtà che speriamo oggi, con il progredire delle scoperte guardanti l'età del bronzo italiana, possa ricevere dei lumi decisivi. Dei commerci del mondo antico, la ceramica ci ha lasciato le tracce più cospicue, più importanti, più interessanti per noi. Bene, vediamo adesso alcuni vasi. La ceramica che qui abbiamo è Bucchero. Il Bucchero è un particolare tipo di prodotto che nasce in Etruria, forse a Cerveteri, intorno alla metà del VII secolo a.C. e che presenta la caratteristica di essere totalmente nero, non verniciato, ma nero proprio come pasta. Qui abbiamo alcuni vasi di vario tipo, tra cui si distingue un Cantharos, vaso a due anse da bere, evidentemente del vino, e altre forme. Questa forma adesso sarà imitata dal nostro maestro. Ora, la ceramica è nel mondo antico un po' la chiave delle conoscenze, perché soprattutto per quanto riguarda il commercio, perché è un materiale che serve intanto come contenitore di prodotti da quale il vino, l'olio, e poi perché è un prodotto che praticamente non si distrugge, si ritrova un po' ovunque ed è la base anche della cronologia. Il tornio che ora vediamo in azione è uno strumento molto semplice, una semplice ruota fatta funzionare con il piede, posta orizzontalmente, e che non serve tanto, come si potrebbe pensare, a fare dei bei vasi, dei vasi regolari, ma soprattutto a farli rapidamente e in forme standardizzate. A suo modo è la prima catena di montaggio. Il tornio nasce evidentemente in connessione con esigenze sociali molto precise. Nasce cioè quando si passa da una produzione semplicemente familiare, non specializzata, a una produzione per un mercato molto più ampio, e quindi nasce l'artigiano specializzato, cioè l'artigiano che lavora
soltanto a questo tipo di operazioni, il vasaio. E il vasaio naturalmente significa anche la possibilità dell'esistenza di classi di persone che non si occupano direttamente della produzione per la sussistenza, ma appunto per che lavorano a parte, per come esiste del resto un'altra serie, tutta una serie di artigiani nel mondo arcaico, come non so, i fabbri, i falegnani, eccetera, che si occupano appunto del loro ramo di produzione e per i quali naturalmente altri procurano il cibo. Questo significa uno stadio della società in cui c'è già una divisione del lavoro molto avanzata e che in prospettiva porta alla nascita di società più complesse come la città. Quando nasce il tornio? Naturalmente prima in Grecia, e sono i greci probabilmente che li importano in Italia, ma più che a importazioni di strumenti, di tecnologie, credo che si debba pensare a importazioni di tecnici, cioè si tratta di vasai greci che vengono in Italia con il loro strumento e insegnano agli etruschi e anche ai romani a utilizzarlo. Ciò avviene intorno alla metà dell'VIII secolo avanti Cristo, presumibilmente. Vediamo qui la forma che sta nascendo, molto semplicemente, ma in modo affascinante. Molto regolare, appunto in quanto il movimento circolare del tornio permette con pochissimi movimenti di far nascere la forma in modo apparentemente facile, apparentemente semplice. In realtà si tratta di una tecnica estremamente complessa. Ecco, il vaso è finito, possiamo staccare. Con la fine del VII secolo assistiamo anche nell'Italia centrale ad un evento di enorme importanza storica, la nascita della città. Dopo le premesse poste dallo sviluppo delle aristocrazie durante tutta l'età orientalizzante, le comunità cittadine inaugurano una politica di contenimento del potere che i privati, appunto gli aristocratici, avevano accaparrato, di cui si erano impossessati durante l'età appunto orientalizzante. Abbiamo di questo testimonianza attraverso i resti archeologici che sempre più frequentemente sono stati scoperti proprio perché sono stati ricercati, vero, negli ultimi decenni. Già, perché anche fra l'altro prima si scavavano le necropoli ma non le città. Ecco, ora, proprio c'è stata questa svolta anche nell'archeologia in Etruria, con risultati veramente molto notevoli. Alla fine del VII, all'inizio del VI secolo avanti Cristo, l'aspetto quindi degli abitati cambia radicalmente. Ed è questo un'idea, diciamo, cronologica, e quando a Roma ci sono i Tarquini, insomma. Esattamente, siamo in proprio fase. I re etruschi di Roma coincidono, forse hanno anche un ruolo importante per Roma nel trapasso appunto alla città. Esiste proprio questo passaggio dalla regalità primitiva, possiamo dire, e monopolio clan aristocratici durante i secoli precedenti, e a una regalità che invece è espressione di istanze nuove che sgorgano dal seno di queste comunità arricchite nel loro interno da un'articolazione sociale molto più complessa, in cui ha una parte di rilievo l'attività produttiva, per esempio anche quella dei vasai che abbiamo visto illustrata prima. La città diventa una comunità molto più complessa e ha bisogno di edifici, di strutture che rispondono ai nuovi bisogni. In primo luogo direi che possiamo collocare il tempio, che nasce ora soltanto, il tempio etrusco o latino, non a caso modellato sul tipo di casa aristocratica che nel VII secolo, come mostra bene Acquarossa o Murlo, era più in voga.
Riassumendo, potremmo dire appunto che mentre la società preurbana, immediatamente preurbana, è caratterizzata un po' come la chiesa nella città medievale, dal palazzo signorile intorno a cui si strutturano e si addensano le capanne di dimore minore dei clienti, allo stesso modo la nascita della città è un rovesciamento in cui in fondo è lo spazio pubblico centrale che rimodella la comunità. E quindi la piazza, come il comizio a Roma che noi conosciamo dalle fonti, è il centro della nuova comunità urbana. A partire più o meno dall'VIII secolo avanti Cristo, l'alzato degli edifici etruschi è costruito con una tecnica cosiddetta a graticcio, che è questa qui, cioè una serie di pali maestri sostiene sostiene altri pali trasversali e un apparato di canne che veniva ricoperto con argilla fresca, che una volta seccata raggiungeva una notevole compattezza e dava una notevole solidità all'edificio. Più tardi questa tecnica si specializza, si evolve e come qui vediamo il sistema di pali è sostituito da un apparato di travi e su una fondazione di blocchi di tufo vengono disposti pietre legate da malta e paglia. Il tutto poi veniva intonacato e poteva essere decorato da un fregio. Quindi è una tecnica molto semplice, una tecnica che avrà una notevole fortuna negli ambienti poveri, rimarrà la tecnica di costruzione di case più povere fino a Pompei, ma anche dopo, nel Medioevo, soprattutto nel nord dell'Europa, proprio perché è molto semplice, molto rapida e molto poco costosa. Però in Etruria, a partire più o meno dalla fine del VII secolo o agli inizi del VI secolo, viene sostituita da una tecnica cosiddetta a mattoni crudi. Su delle fondazioni di blocchi di tufo si pongono dei pani d'argilla freschi, appunto i mattoni crudi, che una volta seccati vanno a costituire l'alzato dell'edificio. È il caso di Acquarossa, del palazzo di Acquarossa, che appunto è costruito in mattoni crudi. C'è da dire infine che nel caso di scavi archeologici di tutto questo sistema si trovano solo le fondazioni di tufo, perché i mattoni crudi si polverizzano e si distruggono. Questa è la tecnica, come ho detto, che viene inaugurata in Etruria a partire dal VII secolo, alla fine del VII secolo e più o meno gli inizi del VI. Ecco, quel tipo di costruzione era poi coperta con tegole che sostituiscono i primitivi tetti di paglia intrecciata. Ora, questo tipo di tegola noi lo troviamo quasi subito nella forma poi definitiva, cioè delle ampie lastre rettangolari con dei listelli marginali che si accostano e che vengono poi ricoperte da coprigiunti, sono i coppi. Ecco, questa tecnica è poi la stessa che continuerà, ma attraverso l'età romana, ma in pratica sotto forme leggermente diverse fino a oggi, il tetto cosiddetto romano. Troviamo dunque questo tipo di copertura in terracotta a partire, diciamo, dalla seconda metà del VII secolo. Le case saranno coperte in questo modo, noi possiamo averne un'idea attraverso, per esempio per quanto riguarda l'esterno, attraverso delle urnette, e per quanto riguarda l'interno, attraverso per esempio delle tombe come la tomba dei Volumni a Perugia. Del santuario esistente nel porto di Pio Degi, fino a 25 anni fa sapevamo soltanto che era stato saccheggiato dai siracusani con una spedizione partita appositamente dalla Sicilia per impadronirsi del tesoro custodito nel santuario. Questo fatto e in più aveva suscitato l'interesse dell'opinione pubblica dell'epoca a tutto danno di Dionisio, il tiranno di Siracusa. 25 anni fa la ratura del terreno ha permesso di
individuare il sito dove esisteva il santuario, che gli storici antichi chiamavano santuario di Leucotea. Oggi vedete qui la situazione delle scoperte. Sono in luce due templi monumentali, di cui restano le fondazioni in blocchi di tufo, tempio più antico e il tempio più recente. Il primo, edificato alla fine del VI secolo a.C., secondo un modello anomalo, un modello che possiamo dire ellenizzante, a cella unica, dove era la statua di culto, un colonnato periferico sui quattro lati e un pronao a colonne, una sala a colonne davanti alla cella. Accanto al tempio era stata realizzata una piccola area sacra recintata con un altare ed un pozzo. Nelle adiacenze di questa area sacra, quando il tempio, anzi entrambi i templi, vennero demoliti nel III secolo a.C., furono accatastate dentro un piccolo recinto delle cose più preziose che evidentemente si volevano conservare, e tra queste le lamine di cui parleremo. Il tempio più recente, databile nella prima metà del V secolo, è di schietto tipo tuscanico, con cella centrale, celle laterali, grande pronao a colonne, quel tipo di tempio che è stato illustrato poc'anzi da Filippo Guarelli. Entrambi avevano una sontuosa decorazione in terracotta che rivestiva e adornava tutto il tetto. In particolare la sorpresa maggiore è venuta dal Tempio A, che ha restituito in questa posizione, cioè dietro il muro di fondo, alcuni altorilievi in terracotta, dei quali uno è stato ricomposto in gran parte, oggi si ammira nel museo di Villa Giulia, in cui abbiamo una rappresentazione inaspettata in Etruria, la rappresentazione del mito dei sette a Tebe, con Zeus che fulmina Capaneo sul fondo e in primo piano Tideo che azzanna alle spalle il melanippo per la testa, per il cranio, mentre la sua protettrice Atena, la dea Atena, si tira indietro rifiutando la immortalità che era andata a procurarsi da Zeus e che era contenuta nella piccola ampolla che la dea stringe nella mano destra. È un capolavoro di arte tardo-arcaica all'inizio dello stile cosiddetto severo. La scoperta però che ha fatto di Pirgi un punto di riferimento della ricerca etruscologica negli ultimi anni è quella delle lamine d'oro con iscrizioni. Lamine che abbiamo ritrovato avvolte a pacchetto su se stesse, con all'interno i chiodini, anch'essi d'oro, serviti per la affissione su una parete di legno. Tanta cura, tanta pietas era stata dispiegata verso questi cimeli nel III secolo, appunto per conservarne il ricordo, per conservarne traccia, come in realtà è accaduto quando sono balzate dalla terra dinanzi agli occhi degli scavatori. Le lamine danno una voce al santuario di Pirgi, ne fanno una realtà viva. Parlano in due lingue, in etrusco e in fenicio. La tanto attesa bilingue per l'etrusco è
venuta così un bel giorno con una lingua che certo era la meno aspettata, cioè con il fenicio. Ma cosa dicono queste lamine? In tutte e tre si ricorda un re di Cere, Teparie Velianas, che ha compiuto una dedica nelle prime due, cioè in quella etrusca più lunga e in quella fenicia che si corrispondono. Ha compiuto una dedica e nella terza lamina si dice ha dato delle prescrizioni per il culto. La dedica consiste in un luogo santo e in una statua offerti alla dea Astarte, detto nel testo fenicio, e Uni, la latina Giunone, nel testo etrusco. Perché ha fatto la dedica? Nell'iscrizione fenicia è precisato che l'ha fatta perché la dea ha innalzato con la sua mano il re. Allusione probabile alla investitura che questo re ha ricevuto dalla divinità. Fatto di enorme importanza storica, ecco, la prima testimonianza diretta di un intervento di questo genere nella ideologia del re, del monarca. L'iscrizione più breve continua commentando e dando indicazioni su cerimonie da compiersi, ma è tempo che Nando Gazzolo ci legga la traduzione dell'iscrizione fenicia. Prego. Alla signora Astarte è dedicato questo luogo sacro che ha fatto e che ha donato Teparie Velianas, re di Cere, nel mese del sacrificio del sole in offerta nel Tempio. E l'ho eretto, perché Astarte mi ha con la sua mano innalzato al potere, nel terzo anno del mio regno, nel mese di Carar, nel giorno del seppellimento della divinità. E gli anni della statua della divinità nel suo Tempio sono tanti quanti queste stelle. Ecco, professore, io spero di aver meritato almeno la sufficienza per la pronuncia dei vocaboli etruschi. Giriamo la domanda agli etruschi, no? Scherzi a parte, lei è pienamente promosso. Grazie. La ringrazio. È evidente che nell'Etruria, in fondo, l'aristocrazia conserva sempre un peso preponderante. E noi conosciamo queste aristocrazie anche attraverso le autorappresentazioni che esse vollero dare di se stesse. E le vediamo spesso in rilievi dei palazzi o nelle tombe, specialmente in età arcaica, rappresentate a banchetto, e il banchetto è l'ideologia tradizionale delle aristocrazie, fin greche e poi anche etrusche, basti pensare ad Omero, per esempio, e poi altra grande manifestazione dell'ideologia aristocratica, la caccia. Si racconta che in Etruria si faceva la caccia al cinghiale e al cervo con reti e con cani, come è di solito l'uso dei cacciatori, ma ancora meglio con l'aiuto della musica. Come ciò avveniva, adesso racconterò. Dapprima si prepara tutto intorno alle reti e tutta l'apparecchiatura normale da caccia. Dopodiché viene l'esperto suonatore di flauto. Egli cerca di evitare tanto le melodie docili quanto quelle eccessivamente chiassose, e suona la più dolce musica di cui sia capace il doppio flauto. Leggera, penetra la sua aria nella silenziosa solitudine, fino alle alture delle montagne, fino alle gole e alle macchie. Rapida, si riversa in tutti i nascondigli e in tutti i luoghi d'amore dell'animale. Dapprima, quando i suoni raggiungono i loro orecchi, gli animali si spaventano e sono tutti presi dalla paura. Dopo però una gioia irrefrenabile si impadronisce di loro. Estasiati, essi dimenticano i loro piccoli, le loro tane e i luoghi sicuri dai quali si allontanano sempre malvolentieri. Ecco come la selvaggina della Tirrenia viene attirata da una potente magia. Ecco, questa vivace ricostruzione di una scena di caccia è tratta da un film di Roberto Rossellini.
E adesso torniamo alla realtà. Rossana Podestà ci accompagna in una tomba di cerveteri per una descrizione altrettanto vivace. Questa che sto percorrendo è la cosiddetta via dei ginferi o via sepolcrale. E i tumuli o tombe che vi sono ai lati sono quelli delle famiglie più ricche e anche delle più antiche. Infatti appartengono al VII e al VI secolo avanti Cristo. Successivamente, in epoca più tarda, IV, III secolo, più famiglie, per ragioni di spazio, si riunirono e formarono la tomba cosiddetta sepoltura comune. Ecco, uno degli esempi più belli, la tomba più bella in senso assoluto di questo periodo, è la cosiddetta tomba dei rilievi. Ecco, che cos'ha questa tomba di speciale? A parte che fra poco ve lo farò vedere. E che qui sono conservati una gran quantità di documenti della vita quotidiana degli Etruschi. Si sa anche che questa tomba appartenne alla famiglia Matuna. E questo cippo conferma l'appartenenza della tomba a Vel Matunas. Infatti il suo nome è proprio scritto partendo da destra verso sinistra, perché così scrivevano gli Etruschi. Ecco, questo Vel Matunas era il padrone, probabilmente, di cui non sappiamo nulla, ma che doveva essere il capofamiglia. In questa grande sala vi sono due pilastri centrali che probabilmente volevano rappresentare la casa così com'era nella realtà. E qui di lato sono state create delle banchine con divisori e più su dei loculi. In questa tomba vi potevano essere seppellite fino a 52 persone. Ma la cosa straordinaria, la cosa eccezionale, sono questi stucchi policromi che hanno, pensate, più di 2300 anni, che rappresentano uno spaccato della vita quotidiana, della vita di tutti i giorni. Infatti, come avveniva presso altre popolazioni, anche per gli Etruschi quello che era importante nella vita lo era anche dopo la morte. E quello che impressiona è il realismo degli oggetti riprodotti. Ecco, guardate per esempio questi cuscini, sembrano appoggiati lì adesso. E più sotto queste pantofole che sicuramente appartenevano alla matrona e danno, non so, come la sensazione che lei volesse scendere e riprendere a vivere. Degli Etruschi seppellire la donna a destra e l'uomo a sinistra. Per mantenere quest'ordine, in questo loculo matrimoniale, nella parte destra sono rappresentati degli oggetti femminili, il ventaglio, la collana, anzi tre collane bellissime, policrome, e da questa parte a sinistra una kilix o tazza e sotto, a grandezza naturale, un forziere dove probabilmente nella realtà venivano custoditi i documenti di famiglia, la contabilità, eccetera, le cose importanti, insomma. E questo testimonia che il nostro signor Matunas doveva essere un gran personaggio. Infatti era probabilmente un lucumone o sacerdote principe della città. Gli altri loculi, e questa volta singoli, erano per i guerrieri e la loro rappresentazione è proprio qui sopra. Possiamo vedere uno scudo degli schinieri, delle fionde, un elmo. E più sopra delle spade bellissime policrome. E tutto questo è lungo tutto il frontone della tomba. Ma ci sono tante altre cose incredibili da vedere. Ecco, per esempio, questo gatto, ecco, che gioca con una lucertola, o se la mangia, non lo so. E poi un'anitra colorata, bellissima, e un mestolo, un colapasta forse. E qui una tavola lusoria, il loro gioco dei dadi, con la borsetta per contenere i pezzi. E lì accanto un mestolo più piccolo, un punteruolo, e sotto una pinza, probabilmente per prendere i carboni ardenti. E su quest'altro lato della colonna, una piccola antologia degli oggetti della vita familiare. Una forma di formaggio appesa alla rete, ecco, probabilmente per asciugare, e poi un fascio di spiedi.
e più sotto possiamo vedere una griglia, ecco, e c'è anche una pentola, il fondo di un calderone annerito dal fumo. E sull'altro pilastro un particolare curioso, ecco, un carrello portavivande messo di traverso perché probabilmente non entrava nella colonna. Ecco, guardate il particolare delle ruote. Una faina e una corda arrotolata, e qui di lato un coltello da cucina con un mattarello, un'ascia e una brocca per servire il vino. La sensazione che si ricava visitando questa tomba è che la donna avesse un ruolo importante nella vita etrusca. Comunque, per saperne di più, lascio i signori Matunas e vado ad informarmi. Allora, chiediamo alla professoressa Gilda Bartoloni dell'Università di Siena notizie sulla donna etrusca. Ma allora, esisteva o non esisteva questo matriarcato? Direi proprio di no. Quello che noi sappiamo dell'importanza delle donne etrusche è che nelle iscrizioni funerarie, accanto al nome del padre, c'è anche quello della madre. Il nome del padre però precede quello della madre. E questa è un'usanza così radicata nel mondo etrusco che anche fino ad epoca romana, anche nelle iscrizioni in latino, noi troviamo l'uso del nome del padre vicino al nome della madre. Ecco, allora questo ruolo che in realtà aveva la donna etrusca, cioè un ruolo importante nella società, gli dava dei vantaggi, cioè si sentivano diverse, erano diverse dalle altre donne dell'antichità. Per quanto noi possiamo supporre, chiaramente sembra che la donna etrusca sia più sciolta di quella, per esempio, romana, che è definita sempre come donna pudica. Per quanto poi riguarda i pettegolezzi che si facevano sulle donne etrusche, abbiamo una grossa serie di notizie riportate dagli scrittori. C'è un certo Topompo del IV secolo a.C. che parla della donna etrusca come di una donna molto, molto libera, che andava in giro nuda, che si sedeva vicino agli uomini, ma non importava se era il marito o no, che brindava a chi che sia, che era soprattutto molto bella e forte bevitrice. Questo è un raccontino molto bello. Quanto sia vero, io credo che così sia molto difficile da dire, anzi non ci credo per niente alla realtà. Noi sappiamo che nelle tombe etrusche, quelle dipinte di Tarquinia, la donna è in genere rappresentata seduta vicino al marito. Bene, ringraziamo la professoressa Bartoloni. Prego. E dobbiamo riconoscere che dopo la sua testimonianza la donna etrusca ci è molto più simpatica. Siamo al centro di un templum augurale, non di un tempio, di un tempio, cioè della proiezione del mondo dell'aldilà sul suolo, sulla terra. Tutto questo è ottenuto attraverso due assi, l'asse nord-sud e l'asse est-ovest, che dividono quattro settori, la pars antica, quella anteriore, la pars postica, quella posteriore, nord, la pars familiaris, quella alla mia sinistra, est, la pars hostilis, questa alla mia destra, ovest. Quella a ovest è appunto quella hostilis, cioè quella negativa, sfavorevole, favorevole è quella invece a est. Bene, ognuno di questi quadranti è diviso a sua volta in quattro settori. Ognuno di questi settori corrisponde a una divinità. Questo sistema è costruito sulla base di un testo tardo romano, ma che riprende testi etruschi, Marziano Capella. Ora, gli dei posti nel quadrante nord-ovest sono gli dei dell'aldilà, gli dei della notte, gli dei funesti, negativi, sfavorevoli, come Satres, Saturno. Gli dei posti nel settore sud sono gli dei piuttosto favorevoli, dei della natura,
della terra, come Fufluns, cioè Bacco. Il settore invece nord-est, anch'esso favorevole, è quello degli dei celesti, come Tinin, Tinia, Giove, Uni, Iuno, Giunone. L'idea che presiede a questa divisione dello spazio, che ripeto era realizzato fisicamente sul suolo di forma quadrata più o meno, quello cioè di un auguraculum, di uno spazio augurale, era la seguente. L'augure, ponendosi sull'asse nord-sud, traguardava il cielo, che era riprodotto sul suolo, e aspettava i segni celesti, che potevano manifestarsi in qualcuno di questi quadranti. Potevano essere gli uccelli o i fulmini. E è chiaro che l'apparizione di un segnale entro uno di questi quadranti dava un risultato negativo oppure un risultato positivo a seconda appunto della posizione. E del resto quest'idea del rapporto, diciamo, tra il cielo e la terra in fondo esiste ancora nei segni dello zodiaco sui quali noi siamo nati e che condizionerebbero la nostra vita, sarebbe un influsso del mondo celeste sul mondo terrestre. Ecco, io volevo chiedere alla professoressa Ileana Chirassi, che insegna storia delle religioni all'Università di Trieste, che cosa rivela questo tipo di concezione. Questa si può dire che rivela la parte più caratterizzante di quella religione etrusca, almeno di quella parte della religione etrusca che noi riusciamo a ricostruire. Per gli etruschi, gli dèi sono un mezzo per costruire cosmo, sono un mezzo cioè attraverso il quale riescono, disponendoli nelle varie parti, nelle varie zone del cielo e poi riproducendoli in vari microcosmi terrestri che possono anche essere diversi da questo spazio, riescono così a ricostruire un'immagine completa e globale della quale poi, conoscendola, possono impadronirsi. Quindi colui che conosce i retti posti degli dèi, i posti dove stanno gli dèi, potrà anche conoscere il retto modo di amministrare la propria vita, la propria condotta, ma soprattutto potrà conoscere anche il retto modo di amministrare la cosa pubblica, cioè di inserire attraverso un retto comportamento se stesso e soprattutto il popolo, il gruppo a cui appartiene, in questa visione globale e cosmica. Chi gestisce però questo potere? Chi gestisce questo potere? Lo gestiscono appunto coloro che conoscono quest'arte, cioè gli indovini. Abbiamo detto indovini che non nascono così dal suolo, diciamo, non nascono sì, da anche nulla. Anche se la gente è nata dal suolo. Ma posseggono un'arte che è stata loro rivelata, anche questo è un tratto molto caratteristico, diciamo, della religione etrusca, che tra le religioni, tra i politeismi, diciamo, del mondo antico, si presenta come una religione di tipo rivelato. Parliamo di Tagete, allora. Tagete è un bambino nato vecchio che è sorto, scaturito dal suolo, scaturito dal vomere aperto dall'aratro, nelle campagne di Tarquinia, proprio al centro dove si caratterizzava la potenza etrusca. E questo bambino miracoloso avrebbe insegnato la disciplina etrusca, o meglio l'etrusca disciplina, quella che comprendeva, diciamo, l'arte, tutti i vari tipi di arte divinatoria, a chi? Ai principi di Etruria, ai 12 lucumoni, cioè a coloro che avevano il potere e che erano destinati poi anche a mantenerlo, perché per la costituzione, diciamo, di tipo aristocratico e gentilizio del mondo etrusco, il potere si trasmetteva in linea familiare. Gli etruschi avevano dato a se stessi 9 volte 120 anni di vita. Questo forse ci può far capire perché poi, verso la fine di questo periodo di 9 secoli, diventassero molto pessimisti, avvicinandosi alla fine della loro storia. E difatti noi vediamo, ad esempio, come nelle tombe più tarde di IV-III secolo, quella visione che c'era all'inizio, più privata, con banchetti, con caccia, eccetera, c'è del posto una visione invece di infernale, con mostri, con pene, e anche con un maggiore rapporto con il pubblico, magistrati, ecco. Ora tutto questo mi sembra che è estremamente interessante per mostrare come appunto noi arriviamo a un cambiamento completo verso la fine di questa fase storica etrusca, che poi ci spiega anche questo ritualismo esasperato di questi libri in cui tutto è previsto, tutto è indicato. E appunto, tra l'altro, è indicato anche per quello che riguarda i fulmini. Ma a proposito dei fulmini,
fra poco sentiremo un passo. Bisogna dire che Seneca, nel passo che ora leggeremo, ci dà un'indicazione molto interessante. Cioè, in pratica, gli Etruschi avevano rovesciato il principio di causalità. La causa diventava effetto, l'effetto diventava causa. Il che, direi, è l'esempio più chiaro del rovesciamento che è portato, diciamo, nella realtà dei fatti, da una visione rituale come quella etrusca. Tra gli Etruschi, i più abili fra gli uomini nell'arte di interpretare i fulmini, e noi, c'è questa differenza. Noi pensiamo che il fulmine scocca perché c'è stata una collisione di nuvole. Secondo loro, la collisione si è verificata per consentire al fulmine di scoccare. Riferendo ogni cosa alla divinità, essi sono convinti non più che i fulmini diano dei segnali nel momento che si producono, ma che quelli si producono perché hanno qualcosa da mostrare. Aggiungiamo il professor Colonna, che ci ha accompagnato per un bel pezzo di strada, fornendoci l'aiuto della sua cultura, della sua erudizione. Spero di essere riuscito almeno a tracciare uno schizzo, se non un ritratto, di questi Etruschi. Grazie anche all'aiuto del nostro duca e non maestro. Ci ha senz'altro riuscito. Grazie.